Bella a tutti ragazzi, sono Dav, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Siamo oggi con il terzo episodio della carriera con il nostro Barcellona B. Siamo con la seconda amichevole che andremo a simulare, come abbiamo fatto con la precedente, contro il Pescara, che siamo riusciti anche a battere per 1-0. Quindi andiamo immediatamente a simularla. Giochiamo fuori casa, la squadra è il Midtjylland, se così si pronuncia. Andiamo a vincere 2-0. Adama ancora decisivo come col Pescara e poi Sandro per il 2-0. Ok raga, allora immergiamoci immediatamente nel nostro campionato. Giocatore venduto, quindi Gaffarò ufficiale alla squadra Lierse. E nel frattempo arrivano un po' di relazioni degli osservatori. Allora, il primo è Benzenhöhler con 59 di overall. Direi di scaltarlo alla grande. Poi Neubel, 53 di overall anche lui, però diciamo che è troppo basso. Poi abbiamo Gökhan Köse, no, Weller Höther, che non è male assolutamente, lo aggiungiamo, chiediamo informazioni. Poi Mitchell Bennett, Gökhan Köse era l'osservatore, va bene. Ok, Mitchell Bennett, andiamo a vedere il 18enne con 51 di overall, davvero bassissimo. E infine abbiamo Gunn, 18 anni del Manchester City, anche lui molto basso di overall. Ok, allora visto che si sono lavorati un po' di posti, andiamo a inviare altre offerte. La prima vorrei inviarla in Eredivisie, come eravamo rimasti nell'ultimo episodio. Ok, portiere, e andiamo in Olanda. Vi chiedo scusa raga per questa voce, ma sono raffreddatissimo, purtroppo mi sono raffreddato, quindi sentirete una voce un po' nasale. Ok, allora chiedo informazioni a lui. Poi questi, vabbè, 18 anni, perfetto. Poi facciamo un giro anche in Portogallo, visto che nascono parecchi talenti. Però non c'è nessuno con la foto e io sono convinto che con le foto sono più forti. Allora in Russia un saltino lo facciamo anche in Russia. C'è questo qua, 18 anni, Mitrushkin. Ok, e poi naturalmente la nostra Spagna, che non abbiamo ancora visionato, dove non c'è assolutamente nessuno. Perfetto, c'è questo Ruben Blanco del Celta Vigo, però ok, dai, allora proseguiamo. C'è anche un amichevole tra poco. Ok, sono arrivati altre relazioni. Meret, il nostro Meret ha un 62, 17 anni, direi molto molto buono. Ancora mandiamo le informazioni. Poi Miller si è appena unito alla squadra Schalke, porca miseria. Allora facciamo così, proviamo come mi avete detto voi, con un prestito, pure da prestito stagionale, con diritto di riscatto. Allora se è 325 il suo valore, io lo alzerei a 250. Proviamo così. Poi vediamo Mitruskin, mi chiedono tantissimo, ho chiesto informazioni anziché... Aspettate un attimo, anziché chiedere l'overall, quindi devo ricercare, devo rifarlo nuovamente. E poi Usic, vediamo qua come è messo di overall, 59, direi che non va bene. Ok, allora questo Mitruskin andiamo immediatamente a vedere di chiedergli la ricerca di informazioni. Ok, allora andiamo, ritorniamo in Russia rapidamente. Ok, portiere, eccolo qua. Allora, chiedi di seguire. Perfetto, anche perché ci ha chiesto 1.800.000, raga. Cioè, o è un fenomeno o davvero in Russia sparano dei prezzi clamorosi. Va bene, proseguiamo e siamo arrivati alla mia richiesta per Meret, 2.100.000. Anche qua stanno impazziti, eh. Stanno veramente impazziti. Allora, 2 milioni sono tantissimi, ragazzi. Ce li ho io. Allora, dobbiamo fare qua qualcosa per portarcela a casa a molto molto meno. Tipo inserire qualche giocatore. Allora, io
Io a portieri, come sono messo, posso fare uno scambio con... Ne ho parecchi di portieri, con lui, per forza. Con lui che ha due... Sì, ma... A parte che questo qua è un Doha, mi avete detto in parecchi che è molto buono. Però... O almeno l'italiano in squadra lo voglio, dai, ci sta. Vabbè, offriamo, proviamo così, vediamo cosa ci dicono. Magari accettano anche. Io direi che sarebbe anche un bello scambio. Andiamo a prendere un giocatore più giovane di un anno con un valore che praticamente è 10 volte superiore quello di Ondoa. Ok, sostituisci. Andiamo a giocare l'amichevole contro una squadra araba, Al-Rahed. Vediamo come va. Dungu, Camara. Fanno una doppietta a testa, però Camara si è infortunato, attenzione, ho paura che si sia fatto male 2 mesi, Zarola, salta un po' di tempo, andiamo a sostituirlo purtroppo. Però, ah, era il sostituto, perfetto, no, cioè perfetto no, poveraccio, però... Perlomeno sappiamo che non era il titolare, che era Roman. Va bene così, dai, nel male perlomeno abbiamo fatto male a quello che ci serviva meno. Ok, salviamo le modifiche e andiamo a proseguire con la nostra finestra di mercato. Ok, abbiamo valutato di spingere la proposta di riscatto nell'accordo. Ok, aspetta un attimo, dobbiamo offrire qualcosina in più secondo me. E arriviamo a... Vediamo, 280? Magari accetta subito. Ok, proseguiamo così, nel frattempo avanziamo. Ok, troppo bassa, naturalmente. L'Udinese chiede una barcata di soldi, una barcata di soldi, davvero. Posso... Magari è provare ad arrivare a 1 milione, ma per un 62 di overall, raga, so che ha 17 anni e che secondo me crescerà da Dio. Però ragazzi, è davvero tantissimo 1 milione. Proviamo almeno con lui che mi piace. Alziamo a 300. Ah no, questa è l'offerta, ho sbagliato, sono un coglione. Ok, perfetto. Dovevo mandargli quella di prestito, vabbè. Allora aspettiamo che me la rifiuti. E i portieri, raga, un po'... Sono un po' bastardi. Allora, Moa, intanto mi è arrivata un'offerta di prestito che andiamo ad accettare, dai, va bene. Così va a farsi un po' le ossa. E proseguiamo sempre nel nostro calendario. Nella speranza che riusciamo a trovare qualche portiere, raga, perché... Ok, intanto ci arriva una relazione e lo Schalke rifiuta, va bene, era quello che sapevo già. Quindi andiamo a fare il prestito stagionale, ok, e andiamo a proporgli la cifra. Sì, magari 900 milioni, ok. Avanza offerta. Poi, offerta troppo bassa, ancora... Chiede tantissimo l'Udinese. Sto andando a spendere davvero un sacco se dovesse accettare. Infatti adesso credo che mollerò il colpo perché sono davvero tantissimi soldi. Ok, intanto arriva la relazione per Owen che è soltanto un 60 di overall, quindi direi di balzarlo alla grandissima. E nel frattempo arriva anche quella per Mitrushin che è un 63 di overall, quindi molto buono anche lui, però mi chiedono tantissimo. Allora, facciamo così, contatta e proviamo a fare un'offerta anche per lui, magari di 500 più il solito Ondoa, che è ok qua. Proviamo a chiedere, magari riescono ad accettarla, anche per lui non sarebbe male, alla fine 18 anni è parecchio buono, 63 di overall. Ok, allora vediamo come si... Allora, lo Schalke ancora
dei dubbi e dobbiamo assolutamente alzare. Purtroppo mi sa che dobbiamo offrire più di quello che vale, però in prospettiva questo giocatore è, a mio parere, molto buono, quindi non ci deluderà. Vediamo come va lo Spartak Mosca, invece rifiuta perché non gli interessa il giocatore in contropartita. Allora facciamo così, aumentiamo a 6,50 e proseguiamo con il nostro calendario. Offerta rifiutata, lo Schalke non accetta, non vuole sapere di muoversi, ma non vuole sapere di muoversi. Proviamo con 450.000. Questo qua mi piaceva, cavolo, un bel portierino. E siamo arrivati, raga, alla prima partita di campionato che andrò a giocare, però non sarà in live, quindi andrò a raccontarvela nelle azioni salienti e poi ritorneremo in live per proseguire il nostro calciomercato. Ed eccomi raga, siamo con il commento in degli highlights del nostro primo match contro il Mirandes, che parte alla grande, guardate, all'ottavo minuto, il gol fantastico sotto il legno e poi in rete con il vantaggio del mio avversario. Poi guardate la bellissima azione qui con Dungu Safak che serve ad Ama, non può sbagliare, 1-1, quindi pareggiamo immediatamente i conti. Qualche minuto più tardi, quasi al termine del primo tempo, arriva ancora Ama che strappa la palla e poi con un sinistro scarica alle spalle del portiere e ci porta in vantaggio, quindi 2-1. Al secondo tempo ci saranno poche azioni, è stato un secondo tempo molto molto noioso. La prima arriva al 60° minuto, guardate qui il colpo di testa di Alirovic che sfiora e non riesce a trovare lo specchio della porta. Poi guardate questa azione fermata alla grande dal mio portiere, dal mio difensore, poi dal portiere, con un miracolo in scivolata che praticamente salva il risultato. Terminerà proprio così, 2-1 è il risultato. Questi sono anche i risultati delle altre squadre della prima giornata e possiamo riprendere. Ok raga, abbiamo terminato il match, come avete visto il risultato è stato assolutamente positivo. Andiamo a vedere gli ultimi messaggi prima di salutarci, proprio perché l'episodio finirà così. Schalke respinge nuovamente l'offerta per il nostro portiere. Proviamo l'ultima, raga. Andrò un po' più cattivo. Proviamo con un 500 e poi speriamo che accetti. Poi lo Spartak Mosca anche lui rifiuta, proprio perché è insufficiente la cifra che gli stiamo andando ad offrire. Proviamo con 750, che anche qui sono parecchi soldi. E poi abbiamo avuto un'offerta di trasferimento per questo CDC nostro, che è K, se si dovesse dire così, e andiamo a chiedere almeno un 100.000 euro. Ok, allora facciamo così, vediamo come prosegue un po' il nostro calendario. Nel frattempo arriva un'offerta, quindi accettata, accettata anche per lo Spartak Mosca, attenzione. Io direi di andare a offrire e andare a inserire giocatore importante per la prima squadra. Ok, avanzata l'offerta, invece viene respinta quella per il nostro portiere, quello dello Schalke, che abbiamo trattato praticamente per tutto il mese di agosto. Accetta Mitruskin e arriva l'offerta ufficiale per Schalke. Allora ragazzi, io sarei intenzionato a comprarlo. Vi lascio qui, proprio vi saluto con questa schermata. Cosa pensate voi di questo portiere? È buono? Non è buono? Il prezzo è troppo elevato? Dovrei puntare su qualcos'altro? A me piace, ve lo dico. Il prezzo è ottimo, visto che il suo valore è di 1.800.000, lo stiamo pagando 750 più un do anche, però ha un valore di 200.000 euro. Io sarei intenzionato a prenderlo. Voi cosa mi dite? Scrivetelo nei commenti. Io vi saluto, raga. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, questa pagina Facebook. Da tutti i link in descrizione, anche dalla mia,
dal mio Instagram se volete seguirmi. Bella raga!